Pronto? Pronto? Pronto Presidente, il Presidente Silvio Berlusconi, un saluto al Presidente da parte di Domenico Aurizio che saluta il Presidente Silvio Berlusconi. Sì, che, allora, Presidente, grazie e ancora grazie, perché dovete sapere, forse lo sapete, che fu a Terzigno che Fulvio Martuscello consegnò a Mimì Aurizio il simbolo del Popolo della Libertà. Presidente, le voglio leggere due righe, perché stasera c'è una platea, Terzigno lo ama, tu lo sai. Sono molto commosso, Presidente. Allora, caro Presidente, non riesco più a trovare i termini adatti per stigmatizzare nella maniera più appropriata l'ingiusto e persecutorio comportamento di certi giudici e di certa magistratura nei tuoi riguardi. Nella guerra dei 20 anni che hanno dichiarato la tua persona, questi maestri dell'odio e dell'inganno, coadiuvati da poteri forti e da quasi tutto il giornalismo servile, parlato e scritto di questo paese, hanno messo in atto tutti i più malvagi esperimenti e tutte le più velenose armi in loro possesso per il mantenimento di un loro potere assoluto, insolente e spregiudicato. Sono state utilizzate soprattutto le armi più sofisticate, false e tendenziose, per infancare la dignità di un grande italiano come te. Aspettare che la storia con la S maiuscola debba assegnarti il ruolo di statista che hai svolto ed incarnato in questo ventennio e che pertanto ti compete e ti appartiene. Eri, sei e sarai per sempre la nostra unica guida politica per salvare la nostra nazione dagli attacchi di chi sa solo odiare e invidiare. Caro Presidente, sarò sempre al tuo fianco, pur se si dovrà affrontare qualsiasi tipo di rischio e pericolo per difendere i nostri nobili ideali di giustizia e libertà. Bravo! Tuo Domenico Aurizio! Vedo negli occhi quella diffidenza, cioè che mi dice: io adesso ti sto ascoltando. Allora io purtroppo non è molto grande perché ho lasciato il manifesto, ma non pensavo di farvelo vedere. Io ho basato la mia campagna elettorale su questo slogan, cioè lo so che non si vede, comunque esserci. Niente parole, niente nulla. Ho scelto questa parola che mi rappresenta, esserci. Perché? Perché io penso di poter essere una dei pochi parlamentari europei, poi dopo magari vi faccio girare qualche volantino così, che può scrivere questa cosa che ho scritto io sul volantino. Pochi motivi che Berlusconi ha usato per convincermi, e ci ha messo come sempre un minuto, di tentare di diventare uno dei vostri eurodeputati. Il primo gli porto fortuna, qualcuno ricorderà che io sono stato il primo giornalista a dare il risultato della grande vittoria di Forza Italia nella primavera del 94.